Hey Cooch, ben ritornati dal vostro Andrink91 in questa demo di prova di Yoshi's Crafted World. Vediamo insieme di cosa tratta questo gioco. Sinceramente, non ho visto nessun trailer per quanto riguarda il gioco se non quello presentato appunto al Nintendo Direct, dove annunciavano anche il rilascio della demo. E scegli la modalità di gioco, cioè modalità relax e modalità classica, che è la modalità per i giocatori più esperti. Ora, onde evitare la stupidaggine che ho fatto con Kirby, che ho detto era un gioco facilissimo, e quindi scegliamo modalità facile, tanto comunque sia, è una demo di prova. Molto carino, appare molto colorato, molto brillante, come tutti quanti i giochi di Yoshi e Kirby, comunque sia, bene o male. Corsa a vapore, vediamo un po' il primo livello, non so quanti livelli ci sono. Oh, Yoshi però ha uno shade bruttissimo. Poverino. Corsa a vapore, devo raccogliere 4 fi fiori, credo, non lo so. L'unico Yoshi che ho giocato è stato quello per Nintendo DS, che dovrebbe essere Yoshi's Island. Penso. Non ricordo quanti Yoshi sono usciti per DS, ma ho giocato uno di quelli. Posso saltare sui Goomba? Ok, sì, sui Goomba, sugli Shy Guy. Quindi mangiandoli faccio le uova. Quindi lui, ecco, ha l'abilità appunto di planare per un pochino. La pianta piranha. No, non gli piace. Non ti piace Yoshi, pianta piranha? Allora. Ok, se lui mi mangia, perdo un po' di cuori. E non posso neanche. Aspetta, com'è che si lanciano le uova? Eccolo. Ok, ora è chiaro. Ah, posso entrare qui. Monete rosse addirittura. Devo prenderne 20. Questo blocco invece che fa? Ah, mi dava un consiglio, tipo tutorial, ok. Eccola, grande presa. Ma veramente ci voglio passare qui sotto perché voglio prendere appunto quello appunto. Perfetto. Dovrei mangiare qualche. Eccolo, uno. Mangiamolo e qui ci facciamo un uovo. Ah, si muove anche su tre dimensioni. Carinissimo. Ok. Questo lo mangiamo. Aspetta, però, fammi un po' vedere una cosa. Niente, giusto per fare l'uovo, io per sicurezza, insomma, premevo lo stesso. Premi X per lanciarlo, ok, questo sì, lo so. Eccolo qua. E quello? Niente? Ah no, proprio così, sono messo lì proprio tanto per. Però Yoshi a quanto pare può svolazzare per un bel po'. Rimane in volo. Forte. Ok, questo anche tu. Forte, andiamo. Questo invece? Qui non c'è nulla. Aspetta, non è che devo. Sì, devo colpirlo. Ah. Ma tutte quante danno le cuori oppure solo alcune? Ah, questo fa la scala. E questo dai cuori, ok. Va bene. Aspetta però. Ecco, questo lo colpirò io. E la mucca invece? Combo. L'albero. Posso colpire praticamente tutto. Però non ho più uova, no. Aspetta, dov'è un tipo timido? Vieni qui che mi ti mangio. Oh, eccoli. Non so come prenderli. Ah, questo quindi mi dà le uova. Ma me ne dà quante voglio oppure solo un certo numero? Questo pure prendiamolo. Forte, ragazzi. Posso colpire di tutto. Oh, allora aspetta, questo è importante, questo Shy Guy, ok? Il tipo timido. Ok, prendiamo un po' qua. Tutto, spacca tutto, vai. Ma il treno posso prenderlo? Non lo so. Oh mio Dio, che paura. Posso fare anche lo schianto a terra, tipico di Super Mario. Se pensi di ottenere delle gemme, farei meglio a ricrederti. Anzi, posso garantirti che non lascerai mai questo posto. Che cavolo. Sei cattivo allora. Quindi riprendendo i pezzi. Senza il treno potrei solo goderti la sosta e buona fortuna con le parti mancanti.
se lo dici tu, io ti mangio e faccio l'uovo. Bastava saltare lì. Ah, qua questo posso prenderlo così. Perfetto. Non è troppo difficile. Aspetta, questo me lo mangio. Ok. Uno. Due. E questo povero, povero scemo. Eccolo qua. Ce n'ho un'ultima per te. Ah, ma gli ho lanciato la parte mancante. E posso lanciarla quante volte voglio, perché tanto mi ritorna. Fighissimo. Ah, era meglio se lo mangiavo quello. Questo pure mi dà le uova. No, è interessante la meccanica comunque sia di Yoshi. Toh, beccati questo, vai. Andiamo qui. Prendiamo anche queste monete. Oh, poverini, l'ho schiacciati male. Eccolo. Ok, me ne manca solo un altro. Ora vediamo un po' questo qui che mi fa. Monete rosse, perfetto. L'ho quasi raccolte tutte. Ok, colpiamo questa nuvola ora che mi dà tantissime monete. Grazie, le accetto con molto piacere. Questo che è finto, lo distruggiamo e prendiamoci questo. Ora, vorrei un attimo provare una cosa. Questa, eccola qua, 19. Toma, io sto. Le uova fanno bene, ma troppe fanno male. Come tutte le cose. Quello mi dà la scala, ok. E tu che sei l'ultimo. No, mancatissimo. Senti, mo mi stai prendendo in giro allora. Eccolo qua. Preso tutte quante 20 le monete rosse. Ora credo che manchi solo una. No, abbiamo preso anche questo. No, no, a posto allora. Mi sa che le parti mancanti erano 3 in totale. E ce le abbiamo tutte. Facciamo la prova. Eccolo qua. E ci siamo allora. Sì, pronti. Pronti. Non pronti, siamo pronti. Prendiamo il trenino allora. Ciuf ciuf. Ciuf ciuf, madaffa. No, non si dice. Molto carina comunque serie di Yoshi. In questo mondo fatto con gli scarti di Labo. Quelli che non sono stati venduti, vabbè, giustamente li hanno dovuti riutilizzare in qualche modo. Non penso però comprerò il gioco completo. Se lo compro non... Ah, mi manca un fiore. Preso. Se lo compro non penso, però lo porto sul canale. Lo compro una volta che cala di prezzo. Anche perché diciamo che non è proprio il mio genere preferito questo tipo di Yoshi. Proprio Yoshi in generale non mi è proprio sempre piaciuto. Però comunque sia, vediamo se questo video riceve un buon riscontro. Allora è probabile che porto il gioco completo. Raccogli 100 monete, 20 cuori e 20 fiori, 20 monete rosse e a posto, abbiamo completato al 100% corsa a vapore. Ottimo direi. Succede? Pucci! Quanti pucci? Sono scappati i pucci, quindi cosa vuoi fare? Cerchiamo i pucci, ovviamente. Che vogliamo fare? Ah, ho un tempo limite addirittura. Che succede? Se tocchi un piccolo pucci ti seguirà. Grazie. Questo l'avevo. Ma sono andati qui. Ah, era da tutt'altra parte quel pucci. Ok, uno eccolo qua. Non penso che scappi. Preso. Ok, ora andiamo di qua. Che mi sembra stesse di qua un altro pucci. Che paura. Se non sbaglio, sì, eccolo, stava qui. Ah, però devo prendere le uova.
Mannaggia, Pucci, se ti prendo, Pucci. Eccolo qua, preso. E l'altro? Mannaggia, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Devo vedere dov'è l'altro, non so se stava qui o se stava addirittura in fondo dove sono sceso. E invece no, sta qui all'inizio. Preso. E una volta presi devo tornare di nuovo al punto dove ero prima. Oh mio Dio. Ma devo prendere il treno e devo tornare all'inizio del livello. Mica l'ho capito. Eh sì. Vabbè, a saperlo prima però, dai. Io tutto convinto stavo tornando su. Ma io devo andare di qua. Entro 2:30? Eh no. Ehi là, Yoshi, chi è? L'aria stazione Cesserena non è male, visto che panorami? A dirlo tutto mi piacerebbe tanto avere un souvenir di questo posto. Ecco di cosa avrò bisogno. Mucca, portamene 5 per piacere. Hai visto quante mucche ci sono a pascolo? Prova a raccoglierne 5. Se trovi un oggetto di meri sideri, lanciagli contro un uovo. L'avevo trovato in effetti una mucca, ma non me la conta. Ah, quindi devo per forza andare... Ah, quindi questo non è un livello, è semplicemente lui che mi parla. E prendiamo un po' ste 5 mucche. E una. Perfetto. Ancora qua. 2. Vai con la terza. Eccola là. La quarta è lì. Perfetto. Te ne manca solo una. Vediamo un po'. 2 potrebbe essere. Eccola qua. 5. Presa. Yes. Esci dallo scenario. Tanto abbiamo raccolto anche queste. Quindi è fatta. Pronti? Evviva, grazie di cuore! Molto bene, perciò è l'ora della ricompensa! Un fiore! 12. Questo è un fiore ridente. Raccogliendo abbastanza fiori ridenti è possibile accedere a nuove aree. Posso persino far vedere qualcosina delle varie aree che ci sono. Non male, vero? Non male, no. Arrivederci! Arrivederci! Ma quindi, ora che abbiamo soddisfatto la sua richiesta? No, questa è una demo del gioco. È carino. Ho detto, vediamo come va questo video. Nel caso va abbastanza bene, porto la serie. Ebbene, in effetti è molto carino. Grazie per aver giocato. Si può scoprire il resto nella versione completa. No! Davvero? Voglio provare a prendere l'ultimo fiore che non ho preso quando abbiamo fatto la corsa con i cani. Insomma, 2 minuti e 30 sono un tempo piuttosto ampio per riuscire a prendere i pucci. Infatti, quello più grande è fiore in bocca. Magari con 13 fiori si sblocca una nuova area. Hai raccolto tutti i fiori ridenti. Qui si conclude la versione demo. Ah, oh, peccato. Si può scoprire il resto nella versione completa, ma no. Va bene, Cuccio, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!